Buonasera, bentornati a un nuovo video, pazzi per l'usato del mese appena trascorso, quindi giugno. Ok, ci sono un po' di arrivi. E pazzi per l'usato insolito perché vedete sui libri, ecco, non mi vedete a me, però va bene. Allora, all'inizio di giugno, vi lascio in alto nelle schede, ho fatto il vlog a Ronciglione, che c'era la fiera del libro, alcuni stand con alcune case editrici, ci sono andata a fare un giro e ho comprato qualcosa. Allora, c'erano i libri randaggi, una cosa che mi è piaciuta molto, sia dei libri messi nelle cassette gratuiti che tu se ti interessavano li potevi prendere. Credo che ci sia scritto che poi bisogna rimetterli in circolo, ma non ne sono sicura se fanno parte di questa iniziativa. Comunque, il primo che ho preso è la sfera dell'Indovina. E l'ho preso senza leggere la trama, giusto perché è dell'Indovina. Ok, mi ci vuole molto poco, sì, per prendere i libri. È vecchissimo, questo si vede anche da come è messo, insomma, dalla copertina. E, ho letto la trama una volta a casa e ho scoperto che mi ricorda per molti tratti Angelica di Golan, Angelica alla corte del re, Angelica in Quebec, queste cose qua. Insomma, questa serie qua che io non ho ancora letto, ma comunque è un romanzo. Diciamo da romanzo storico d'avventura chiclit, credo, ad ampie più o meno da quello che ho letto, e poi vi farò sapere. Ora, l'altro libro è un saggio di Mary McCarthy, La scritta sul muro e altri saggi letterari. Un libro che avevo snobbato per il titolo, poi altri saggi letterari mi ha colpito. E questo libro, io non ho ben capito di cosa parli, vedete. Questo sicuramente è da rimettere in circolo. Comunque, non ho capito molto bene. Comunque, parla sia di Madame Bovary e di Macbeth di Shakespeare. E riscrive praticamente prendendo spunto da il volume, prende titolo da un'interpretazione della vita e dell'opera di George Orwell e propone e definisce classici e contemporanei, quindi dei saggi. Mo vedremo un po' quando mi deciderò a leggerlo. Spero non sia troppo difficile da leggere per, diciamo, la mia portata, e vediamo. Non è che mi svaluto, però. Altro libro randagio, Gotham, Il diabolico viaggio di Nicola Lancia. Mi ha ispirato tantissimo perché praticamente parla del figlio di Lucifero che fa un viaggio all'interno dell'inferno dantesco. Quindi mi sembra abbastanza interessante. Non l'ho ancora iniziato, neanche per vedere come scrive l'autore. Facciamolo adesso insieme. Allora, leggiamo la prima pagina. Il Gotham, principe del male, chi di voi non ha mai pensato al luogo dove le nostre anime finiranno quando la vita abbandonerà il corpo lasciandolo vuoto e senza senso? Un contenitore usato, una scatola di fagioli impiegati per la minestra, che sia stata buona o pessima, se non addirittura disgustosa, può dirlo soltanto chi ne abbia assaggiato un cucchiaio. Dai, non scorre malaccio, ecco, quindi non so, ho abbastanza aspettative da sto libro, vediamo un po'. Poi ho conosciuto l'autrice Elena Mandolini, mi pare Elena Mandolini, sì. Queste sono le ultime, diciamo, due uscite, più ce n'era un terzo, ma lì non l'ho visto. E ho preso Biancaneve Zombie e La Bella e la Bestia, una favola steampunk. Un retelling delle fiabe. Mi piacciono molto i retelling delle fiabe, se fatti bene, insomma, perché ad esempio avevo letto quello di Il mio splendido miglior amico, una cosa del genere, quello che era il retelling di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma non mi aveva soddisfatto per nulla. Ora, ho iniziato già qualche pagina di Biancaneve Zombie e si apre subito con Biancaneve che il principe va per svegliarlo con un bacio e lei lo divora. Oh, e questo ci piace, con tanto di dedica per me, so, e quindi vi farò sapere, insomma, appena l'avrò terminato. E dopo Biancaneve Zombie ho anche Alice in Zombieland, una cosa stupenda. Ok, e poi sono curiosa di questa favola steampunk. Questi l'ho trovati nello stand della Red Zone, che ha un catalogo che mi piace tantissimo, e c'era anche una trilogia steampunk. E quindi sarebbe da andare a trovare. Questa è della Diario Abate Editore. E quindi sono piacevolmente curiosa, insomma, di sapere di che trattano. Ecco. Ora, invece Sofia ha voluto Le avventure di Gocciolina di Amalia Scoppola, perché questo libro l'hanno fatto a casa, a scuola. Questo, oddio, scusate, questo è della Caravella. La cosa perché gliel'ho preso perché è scritto in corsivo e così andrà un pochino più spedita in corsivo. Non ne so niente delle avventure di Gocciolina perché Sofia non me ne ha mai parlato, però ho detto mamma, questo l'abbiamo trattata a scuola, lo vorrei comprare e quindi gliel'ho preso. E in più ha scelto Sono arrabbiato,
di Gail Silver, con illustrazioni di Christian Cromer della Terra Nuova Edizioni, un libro illustrato su come gestire la rabbia. A me i disegni non piacciono, a lei sono piaciuti tanto, abbiamo dei gusti totalmente differenti, io e lei. E niente, come gestire la rabbia? Questa sarebbe la rabbia come viene vista. E piano piano il bambino ci fa amicizia fino a che questa rabbia non scompare. E quindi questo le è piaciuto molto. Ok, finita la sezione della fiera del libro di Ronciglione, vi passo agli acquisti del mercatino, Bookmatch e regali. Ok. Abbiamo parecchie cose da vedere. Allora, al mercatino, in un mercatino, sono partita una domenica e sono andata in un paio di mercatini nelle zone limitrofe di Viterbo, insomma, per andare a vedere, e ho trovato un paio di cosette. Allora, ho trovato Piccoli suicidi tra amici di Arto Pasilinna, anzi, e il mio primo Iperborea. Io non conosco nulla di Iperborea, so che è specializzato in libri nordici, diciamo. E niente, sono curiosa, questo l'ho sentito tanto 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 parlare, uno che si vuole suicidare. Io ho letto il primo pezzetto e già incontrato il secondo, comunque incontra anche altri personaggi che si vogliono suicidare, quindi mi pare di aver capito che si riuniscono tutti in un autobus e attraverso un viaggio un po' rocambolesco cercano il posto adatto per suicidarsi. Ecco, grandi linee, mi pare di aver capito questo. E quindi sono curiosa di sapere come scrive sia l'autore, di che cosa tratta il libro, che mi ispira parecchio. Ok, e poi ho trovato di Roald Dahl, come sapete mi piace tantissimo, le storie impreviste. Esiste anche storie ancora più impreviste, ma io non l'ho trovato e questo l'ho pagato 2 euro. E sono diversi racconti, credo, io non ho capito se sono racconti o se sono tutti collegati tra loro. La prima è Palato. Eppure questo non vedo l'ora di leggerlo, un pochino al mese mi leggo Roald Dahl. Allora, poi nel mercatino, no, nella libreria dell'usato a Tarquinia Lido, che comunque è la zona, diciamo, marittima vicino a me, dove vado io, insomma, a 45 minuti da Viterbo, c'è questa libreria dell'usato, che mi pare che è la libreria dei vecchi ricordi, una cosa del genere, e è strapiena di roba. E va bene, io ci sono dato una puntatina veloce perché Sofia si era addormentata in macchina, quindi l'ho lasciata con mio fratello e sono andata a fare danno tendenzialmente. E questo è quello che ho comprato: Steve Mosby 50 e 50 Killer, un thriller che avevo in wishlist. E quindi sono molto contenta di averlo recuperato. È praticamente un killer particolare che uccide, che rapisce 2 persone alla volta e con la promessa di liberarle, uno dei due deve scegliere chi liberare chi, non sapendo che poi alla fine lui tortura tutti e due. E quindi è un bel mattoncione e quindi mi ispira tantissimo. Mi sa che l'avevo visto sul canale di Amber for Loveone, ma non ne sono sicura. Ora, altro libro invece che ho preso a scatola chiusa è La donna che rubava i mariti di Margaret Atwood. L'ho presa a scatola chiusa perché non ho mai letto niente di suo. E quindi non so, a pelle penso mi piaccia, però ancora tendenzialmente non ho letto niente. Questo libro mi sembrava particolarmente interessante, a parte prima era 5, poi l'ho pagato 4, quindi ho risparmiato 1 euro. E praticamente parla di Zenia, che è bella, intelligente e insaziabile, manipolatrice, tuttavia vulnerabile, bisognosa eppure priva di scrupoli, però è morta. E queste tre ragazze, Tony, Rose e Caris, si ritrovano al funerale. Però che succede? Una volta che l'hanno sepolta, improvvisamente Zenia riappare. Però non so se è diciamo un alter ego, cioè tramutata in un'altra persona, quindi la rivedono in un'altra persona, o proprio lei, quindi dovrò leggere un attimo, dovrò leggere meglio la trama. Io ho dato solo una scorza veloce e basta, una scorza di limone. E è un ipotetico continuo di Occhio di Gatto che io non ho ancora letto, però mi ispira questo libro, non so perché, ma mi ispira. Ok, a questo punto passiamo ai regali. Allora, il primo regalo è da parte di Alice, che mi ha regalato ricette per puntuali e ritardatari ed altri scritti di cucina di Agnes Jekyll. Allora, praticamente questa è una raccolta che appariva sul New York Times, se non ho letto male, e appunto questa raccolta di ricette molto veloci da fare, insomma, quando uno ha poco tempo. E siccome ebbe tanto successo, decisero di raccoglierlo in un libro, ecco. E la cosa stupenda è che c'è, oh, il commento di Nigella Lawson, che io adoro, adoro, adoro. E niente, quindi sono curiosa di leggerlo e sicuramente di provare anche qualche ricetta stuzzicosa. Sto già preparando per qualche chiacchiera in cucina un ritorno breve ma intenso, secondo me, è una ricetta che mi stuzzica. Ok, quindi grazie Alice, grazie, grazie tante.
No, ho apprezzato tantissimo e non vedo l'ora di dedicarmici alla lettura. Altro libro è stupendo, altri libri in regalo da Valeria De Vito, il canale omonimo che vi lascio sotto nelle schede. Allora, il primo è Diario di Spezie di Donati, un noir con Luca, che è un noto cuoco con la passione per le spezie che ama usare nella sua cucina e di cui conosce profumi e tradizioni. Luca si ritrova in una, praticamente in una situazione un po' particolare e c'è Philippe Garin, che è l'ispettore di Bruxelles, che seguirà Luca insieme ad un'altra persona a cui dice forse sarà l'unica persona in grado di salvare Luca, che penso si impiccerà in qualche casino. Però è un libro speziato dagli odori speziati, perché comunque conosce le spezie, Diario di Spezie, dai, più di questo, e quindi pure questo non vedo l'ora di leggerlo, lo dico di tutti i libri, sono pessima. E poi La Falsaria di Shapiro. Non ne so nulla, più o meno sullo storico. Comunque, è una donna che gli propongono di fare un falso di un quadro, ma è un quadro talmente particolare che non sa neanche lei come ci sia andata a finire nelle mani di questo che gli propone di falsificare, insomma, questo quadro. Questa trama mi ispira parecchio. Eppure, questo sono abbastanza curiosa. Beh, la Neri Pozza adoro come casa editrice, insomma, mi piace tanto. Se posso, mi ispirano le trame, me le compro volentieri al mercatino. E quindi niente, sono molto curiosa anche di questo. Ora, veniamo agli scambi di Bookmatch. Allora, c'era un 2x1 e quindi ho preso Osservazioni sulla tortura di Verri. In queste vecchie edizioni, 100 pagine, 1000 lire, che io adoro, ci sono cresciuta con queste edizioni. E quindi mi ha inviato, è tutto rovinato, però mi intriga questa cosa sulla tortura. Tortura, inquisizione, è un argomento che mi piace parecchio. E quindi niente, è scritto, è molto antico, antico, è vecchio questo libro, perché comunque è scritto in un linguaggio un pochino difficile, tipo poscia, una cosa del genere, quindi ve lo dirò meglio poi quando l'avrò letto, però mi ispira tanto. E poi un libro, Il mistero di Von Bülow, credo si pronunci così, non lo so, di cui c'è stato tratto il film con Glenn Close, alla Malgioglio l'ho detta, Glenn Close e Jeremy Irons, tratto da una storia vera. Praticamente è il processo con accusa verso quest'uomo, perché dicono che ha ucciso la moglie, ma credo non ci siano prove sufficienti e quindi verrà indetto innocente. Praticamente la moglie, dopo un litigio con lui, viene ritrovata o morta o in coma, credo, nella vasca da bagno. Quindi è stato lui, non è stato lui, non si sa. E l'avvocato ha deciso bene di riportare tutto il processo in questo libro. Allora, l'edizione è di Gente, non mi interessa però, perché è scritto pure abbastanza decente dentro, e quindi questo mi sa che non è stato mai letto, tra l'altro, e quindi sono curiosa di affrontarlo. Eh sì, molto curiosa. Sono appassionata al legal thriller. Ora, un altro libro tratto da un film, o comunque viceversa, un libro che è diventato film, è Junger, La tempesta perfetta. Il film l'ho visto tempo fa, non mi rimaneva che recuperare il libro. Ci ho pensato parecchio prima di recuperarlo, però poi mi sono decisa, perché comunque il film non mi era dispiaciuto, tutto più che c'è, mi pare, George Clooney, tra l'altro, quindi mi era piaciuto apposta. Ecco. E sono arrivata qui perché l'ho iniziata a leggere, sono a pagina 40 e anche qui, fatto realmente accaduto, e quest'autore lo racconta in stile giornalistico. Ha fatto le dovute ricerche, ha riportato le conversazioni che aveva avuto con le persone del posto, e quindi è una cosa abbastanza accurata. È rovinato, purello, sto libro, ha preso l'acqua, come avete visto ci sono gli aloni, però a me che ci importa. E vabbè, e quindi poi vi dirò appena l'avrò finito com'è. Sì, c'era George Clooney, vedete? Interpretato da George Clooney e Mark Wahlberg. Ora, da Debina, il canale di Debbie, le ho richiesto, perché Sofia era andata in fissa, le barzellette Super Top Compilation numero 1 di Geronimo Stilton. Quindi grazie Debina, grazie tante. La cosa interessante è che non fanno ridere. Ok, io l'ho letta, ma a me non mi fanno ridere. Cosa fa una mosca nella minestra? Nuota. Ok. E quindi non lo so, sono delle freddure che mi lasciano abbastanza perplessa, perché le barzellette teoricamente dovrebbero far ridere, però a me non mi dicono niente.
Manca Sofia, quindi non so se è presto perché c'ha 6 anni e mezzo, non so se è presto per le barzellette, però boh, vabbè, ho del dubbio. Più mi ci ha messo risata del super compilation con il numero 1 di Capitan Mutanda. Eccolo qua, Capitan Mutanda, abbiamo appena finito di vedere su Netflix la serie televisiva, la prima stagione, che ci è piaciuto tanto, e quindi questo libro insieme ai gabinetti parlanti va a fare da collezione. Stupendi sti libri. Questo mi piace tanto, ho scoperto che mi piace Capitan Mutanda. Ora, altri libri da Bookmooch, una sorta di questa parte, diciamo che è un buccone a tema. Ecco, comincia il buccone a tema. Allora, su Bookmooch, un ritrovamento per me, la piratata del mese, ho trovato Sherlock Holmes contro Dracula, scritto da John Watson, ed è stupendo, della Gargoyle, che è una casa editrice che mi piace tanto, e se posso recupero tutto, anche a scatola chiusa come in questo caso, ma ce l'avevo in wishlist e non pensavo che era questo, quindi quando l'ho trovato, oh mio Dio, è stupendo, non ci posso credere. Per cui poi, puntata al mercatino, che cosa ho trovato? Il libro segreto di Sherlock Holmes, anche se è della Newton Compton, quindi sono un po' un po' restia, diciamo, di John Underwood. Speriamo che sia particolare, e praticamente qui addirittura Sherlock Holmes è quasi identificato come Jack lo Squartatore, o mi pare Conan Doyle come Jack lo Squartatore, e quindi vediamo un po' come funziona, ecco, vi saprò dire. E in più, sempre al mercatino, ho trovato altre cose a tema Sherlock, perché vi ho detto che la parte, diciamo, a tema del Bukol, ed ho trovato Sherlock Holmes e la soluzione 7%, tutti ambientati più o meno sulla guerra, la seconda guerra mondiale, la soluzione del 7%, Sherlock Holmes e l'idea della guerra, lo scrigno dei segreti di Sherlock Holmes, l'enigma di Lady Beatrice e il caso della spada di Osman. Ce l'ho tantissimi in wishlist perché ho scoperto che era proprio una collezione che durava un anno del Giallo Mondadori, proprio dedicata a Sherlock Holmes. E quindi quando li trovo li prendo. L'ho pagati 2 euro l'uno e sono tanto, tanto, tanto contenta. Sono stupendi e vanno a fare la collezione con Sherlock Holmes e la tragedia del Titanic lì. Ecco, e quindi sono troppo, troppo, troppo contenta di aver trovato questi libri di Sherlock Holmes. Allora, siamo giunti alla fine del mio book haul. Fatemi sapere se avete letto qualcosa. Fatemi sapere come l'avete trovato, così ci confrontiamo. Noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Grazie per essere arrivati alla fine di questo book haul. E un bacione. Alla prossima. Ciao!